L'aumento delle bollette non deriva dall'ecologia, ma dalla liberalizzazione e privatizzazione del settore energetico. Il caro bollette colpisce ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, dagli alimentari alle piante, e con il livello attuale dei prezzi si profila una stangata da 38,5 miliardi di euro per le famiglie italiane. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delle famiglie dei rincari che stanno investendo in questi giorni i listini al dettaglio. Secondo il report, a gennaio il costo del pane ha subito un incremento di circa il 4%, la pasta costa anche il 10% in più, mentre il prezzo della verdura è salito di oltre il 13%. Ogni famiglia spenderà 1.480 euro in più all'anno. Ieri Rifondazione Comunista è scesa in piazza, nel centro di Pescara, per chiedere di calmierare i prezzi dei beni di prima necessità e di adeguare salari e pensioni all'aumento del costo della vita. Mentre le cittadine e i cittadini subiscono questi aumenti delle bollette dell'energia, del gas, della luce, c'è chi sta facendo profitti enormi sulla speculazione. Noi come Rifondazione Comunista siamo stati l'unico partito a opporci negli anni 90 a queste riforme neoliberiste e diciamo oggi che il governo deve intervenire non mettendo miliardi che vengono sempre dalle tasse dei cittadini, ma con provvedimenti autoritativi di blocco dell'aumento delle bollette, come hanno fatto con leggi la Francia e la Spagna.